Raggiungiamo in collegamento telefonico a Roma la senatrice Susi Matrisciano che in questo momento è in aula. Buongiorno senatrice. Buongiorno, buongiorno a Buongiorno a voi. lei. Nel pieno dei lavori, però noi la disturbiamo perché vorremmo chiederle che cosa è successo. Da uno sfogo suo sui social legato ad un mancato invito per un dibattito sul nucleare in programma domani a Bosco Marengo nell'Alessandrino, ne è appunto scaturito un poco di scompiglio. Allora le chiediamo, è più un risentimento il suo per non essere stata invitata a questo appuntamento cui lei tiene particolarmente, oppure ne facciamo una questione di discriminazione? Sì, guardi, allora buongiorno. Lungi dalla polemica personale che non, insomma, non mi vede, non mi vede in queste vesti. Io sono anche felice di comunicarvi che ho appena, insomma, parlato anche con la presidente del comitato, con la quale ci siamo chiariti, e sono felice che la presidente sia una donna. E quindi, insomma, il vedere però esclusa da un dibattito così importante per il nostro territorio, questo sì mi ha creato, insomma, qualche insomma, preoccupazione, più che altro perché. Stiamo molto parlando, diciamo, della questione di genere, quindi insomma ritengo che le donne debbano avere il giusto spazio, diciamo, anche nel dibattito, e il Movimento 5 Stelle ha una rappresentanza diciamo, femminile sul territorio ed è appunto, come è stato detto, anche secondo firmatario di una risoluzione di maggioranza su questo tema. Quindi insomma io mi auguro che proprio anche è un fatto diciamo, forse che dobbiamo superare anche culturalmente. So che comunque il Comitato e la Presidente non hanno avuto nessun tipo di, insomma, intento discriminatorio, però dobbiamo fare in modo che, insomma, farlo anche notare questo, ora, al di là di questo episodio, però far notare che la presenza femminile e anche in politica è oggi importante, sul nucleare, insomma, anche grazie al nostro emendamento, insomma, che ha portato avanti, diciamo, i tempi per il dibattito, insomma, in Parlamento abbiamo fatto la nostra parte. Tra l'altro, Oggi il Movimento. senatrice, ecco, lei lo ha detto e lo ribadiamo in chiusura di telefonata, siete come Movimento 5 Stelle, lei è il secondo firmatario proprio di questo percorso di risoluzione di maggioranza e quindi l'invito allora è stato fatto, verbalmente è stato fatto. Sì, guardi, io insomma, ritengo che il Movimento 5 Stelle sui temi ambientali sia in prima linea, lo stiamo facendo, io personalmente anche sulla discarica di Sestaglio, come saprete, insomma, il Movimento 5 Stelle sui temi ambientali è presente e quindi, insomma, mi auguro anche che nei dibattiti, insomma, futuri non resti escluso.